Però voglio ringraziarvi moltissimo per essere qui questa sera perché ci permetterete di dotare una casa famiglia del centro del quale noi ci occupiamo in Tanzania, a Kigoma, per bambini orfani a causa dell'AIDS, ci aiuterete a dotarli di pannelli solari. Noi ci occupiamo da diversi anni di questo centro che si trova ai margini, vicino al Parco Naturale di Gombe, noto per gli studi della scienziata Jane Goodall, fondatrice internazionale della nostra organizzazione, del Jane Goodall Institute, e il nostro aiuto ci permetterà di regalare pannelli solari a questa casa famiglia per renderla più autonoma, non solo perché dargli un sostegno da un punto di vista ecologico, ma anche per renderla autonoma dal punto di vista della disponibilità di elettricità. E oggi noi volevamo questo concerto avvenisse oggi perché domani è la giornata mondiale dell'ambiente, la nostra organizzazione è impegnata per l'ambiente, per lo sviluppo delle popolazioni e delle comunità più povere e quindi grazie a tutti per essere con noi in questa celebrazione. Io ora voglio ringraziare davvero di cuore la Regione Toscana che ci ospita e quindi grazie davvero di cuore questa partecipazione alla giornata mondiale dell'ambiente organizzata da noi, a tutti i volontari e le volontarie senza i quali e senza le quali potremmo fare niente, che anche questa sera sono presenti qui e ci danno una mano, ma anche prima di arrivare a questa sera si è potuto contare sulla partecipazione di tutti. E ringrazio di cuore naturalmente i musicisti Barbara Casini, Ivano Battistò, Alessandro Lanzoni, Alessia Sordini, Roberto Aletta, Andrea Pani e Anna Minoretti, senza i quali questo concerto non sarebbe possibile. Un grazie di cuore a Susanna Colombo, il nostro ufficio stampa, e davvero.